Tentato furto nella notte tra venerdì e sabato alla filiale della banca Friula Adria Credit Agricole di Corno di Rosazzo. I malviventi, facendo una breccia da un negozio sfitto, confinante con un muro dell'istituto di credito, sono entrati all'interno e diretti verso la cassaforte. Qui con gli arnesi al seguito sono riusciti ad aprirla per arraffare quanto dovuto. Prima di mettersi al lavoro hanno staccato il router di servizio che si collega all'impianto d'allarme per poter così operare nella massima tranquillità. Pochi secondi e per i professionisti del crimine quello che doveva essere il colpo si è trasformato in una scena tipica dei soliti ignoti. La cassaforte vuota e l'impianto d'allarme è entrato in funzione. Per gli emuli di Arsenio Lupin non è rimasto altro che fare retromarcia e con la coda tra le gambe filarsela prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto due pattuglie del corpo dei vigili notturni, una gazzella del radiomobile di Palmanova assieme ai colleghi della stazione di San Giovanni a Natisone. Dai primi rilievi è emerso che nulla è stato trafugato, ma i danni sono ingenti. Sotto la lente investigativa le immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza interni ed esterni alla banca.